Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ma Pietro non è colui che ha rinnegato il Signore. Viveva con lui, ha visto fare i miracoli, l'ha rinnegato. Eh sì, l'ha fatto per ben 3 volte. E allora perché ha scelto proprio lui? Ha scelto lui perché Gesù è riuscito ad andare oltre i suoi limiti, oltre alla sua umanità, ha riconosciuto la grandezza del suo cuore. Ricordati dunque che tu non sei i tuoi peccati. E che nonostante tutto, Dio confida in te nel costruire la sua chiesa. Perché tu sei unico. Sei figlio amato. Oggi il vostro parroco vi aspetta. Trovatevi un bel incarico per la vostra comunità. A presto!